C. Il cammino delle campane visto da Natale Giusti. Per quanto riguarda la rubrica a tutta C, analizziamo anche questa settimana il comportamento delle squadre campane, in questo caso la US Up e la Paganese, la Casertana che però ha riposato in questo turno di campionato. Per quanto riguarda la US Up è scesa in campo a Trapani nell'anticipo di venerdì scorso alle 20:30 al provinciale di Trapani ed è stata purtroppo una brutta sconfitta per le vespe del duo Caserta-Ferrara. In quanto la gara tra l'altro è stata caratterizzata dal fortissimo vento che spirava appunto sullo stadio provinciale di Trapani, che ha caratterizzato praticamente tutti i 90 minuti. La US Up ha giocato a favore di vento nel primo tempo e contro vento sostanzialmente nella seconda frazione di gioco. E US Up che tra l'altro è riuscita anche ad andare in vantaggio al decimo del primo tempo su un'azione di angolo, su un'azione susseguente a calcio d'angolo, c'è stato un bel cross in aria su cui praticamente c'è stata una dormita generale della difesa del Trapani con il difensore centrale delle Vespe Bachini che ha messo in rete quasi indisturbato a pochi passi dal portiere avversario. Tuttavia, ecco, il vantaggio delle Vespe è durato pochissimo, neanche due lancette dell'orologio, neanche 2 minuti erano passate al vantaggio di Bachini che subito il Trapani è riuscito a pareggiare, anche in questo caso con uno svarione però della difesa gialloblu, perché che ha permesso a Scarsella del Trapani di appunto battere Branduani con un tiro dal limite, però in quel caso ecco, hanno un po', diciamo così, tra virgolette, dormito i difensori della US Up perché nessuno è andato a chiudere sul tiro di Scarsella dal limite dell'area che ha battuto appunto Branduani vicino al palo di destra. Dopodiché la gara è andata via sul binario del completo equilibrio, il risultato più giusto sembrava il pareggio. Tuttavia, però, ecco, US Up ingenuo ancora una volta perché a un quarto d'ora dalla fine, dopo che nel Trapani era subentrato Felice Vacuo, bomber ex Benevento, ex Avellino, ex Parma, Felice Vacuo praticamente c'era una palla che Simeri, l'attaccante della US Up, perdeva sulla propria tre quarti. C'era un passaggio verso Evacuo, Redolfi, il centrale difensivo della US Up, tentava un anticipo che non riusciva ed Evacuo si presentava tutto solo davanti a Branduani e praticamente si trattava di un rigore in movimento che appunto un bomber come Vacuo a un quarto d'ora dalla fine non poteva certamente sbagliare, quindi è questo per il 2-1 del Trapani. Nel recupero poi arrivava anche con la US Up tutta protesa in avanti, arrivava anche il 3-1 per il Trapani, che era praticamente poi il risultato con cui si chiudeva la partita. Una brutta battuta di arresto per le Vespe dopo il pareggio interno contro il Catanzaro di domenica scorsa, che frena un po' le ambizioni delle Vespe di Castellammare, che in questo momento si trovano a 29 punti al decimo posto in classifica, quindi occupano l'ultima posizione utile per i playoff. La Paganese, invece, che era impegnata in pratica nello scontro salvezza contro l'Agagas, ha avuto meglio dei appunto siciliani con un gol di Simone Tascone all'ottavo minuto del primo tempo. La Paganese poi ha ben controllato la gara, anche se l'Agragas si è resa pericolosa nel finale con un'azione sventata dal portiere della Paganese Gomis a 6 minuti dalla fine, che stava portando praticamente l'Agragas sull'1-1. Tuttavia, Gomis è stato bravissimo a sventare questo tiro nel finale, e quindi la Paganese ha mantenuto questa vittoria molto importante che la rilancia in classifica. Ricordiamo che la Paganese è penultima dopo questa vittoria con 19 punti in classifica. In questo turno, come detto, riposava la Casertana. In classifica la US Up, come detto, occupa con 29 punti il decimo posto, che è l'ultima posizione utile per i playoff. La Casertana è terzultima con 21 punti e la Paganese è penultima. Peggio ha fatto solo l'Agragas in questo momento, battuto proprio al Marcello Torre di Pagani, come abbiamo appena detto. La Paganese appunto è penultima con 19 punti in classifica. Per quanto riguarda il prossimo turno, nel prossimo turno che si giocherà appunto domenica 4 febbraio alle 14:30,
si affronteranno Acragas e Casertana, anche in questo caso uno scontro salvezza che i falchetti dovranno cercare di vincere in terra siciliana per cercare di dare un po' di respiro alla propria classifica, alla propria posizione deficitaria in classifica, una Casertana che tra l'altro si sta anche rafforzando comunque sul mercato di gennaio, quindi Acragas Casertana alle 14.30 domenica 4 febbraio e a seguire alle 16.30 sempre domenica 4 febbraio il derby Juve Stabia Paganese, derby che dirà molto sulle possibilità di salvezza della Paganese e sulle possibilità invece di acciuffare la zona playoff per la Juve Stabia, quindi un derby tutto da vedere domenica prossima alle 16.30 allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Un saluto a tutti voi da Natale Giusti di napolisoccer.net, ci risentiamo lunedì sempre allo stesso orario alle 19 sulla pagina Facebook di Radio Nuovo Frontiere per il consueto commento sulla gara del Napoli del giorno prima che sarà Benevento Napoli e poi con le consuete due rubriche sulla Serie B, sulle squadre campane della Serie B, la rubrica Bizona e la rubrica a tutta C sul campionato delle squadre campane Juve Stabia Casertana e Paganese nella girone C della Serie C. Un saluto a tutti voi da Natale Giusti di napolisoccer.net.